guardate sta roba, guardate ste spirali. Ma io come cacchio faccio a farle, mo? E tanta guagna per tutti, ragazzi. Siete sintonizzati con Mr. Rock e vi devo già dare una notizia favolosa. Mentre stavo registrando questa gara, dove vedete la prima parte, ragazzi, io non gioco perché, come vedete, sono da solo. Sono da solo perché mentre stavo registrando questa gara, la scheda di acquisizione mi ha abbandonato. Ma c'è una cosa bella, nel senso che sono riuscito a salvare la clip dallo Share Factory di PlayStation, dalla rampa, quella ultra difficile, in poi. Quindi vi lascio sotto per adesso questa clip, questa piccola parte che ho fatto poi per farvi vedere la parte di gara, fino alla prima spirale, il primo wall ride, chiamatelo come volete, il primo loop che va verso il cielo, che è ultra hard, da solo, dove non gioco, mentre la seconda parte vedrete dove ci sono tutti. Lì è la clip originale come l'avevo registrata, quindi in quel momento lì non sarò più io qua adesso, come mi vedete che parlo senza giocare, ma sarò io insieme agli altri mentre stavo registrando e mentre stavo giocando. La qualità sarà un pochettino più bassa perché è stato preso dallo Share Factory, ragazzi, mi dispiace, ma la seconda gara invece è andato tutto molto bene. Come potete vedere, quel wall ride ultra complicato è questo. Tra l'altro, qua l'ho fatto, ragazzi, a prima botta. Durante la registrazione l'ho ripetuto 20.000 volte. Infatti dopo 20 minuti penso di essere riuscito a fare. Io non ve lo faccio vedere tutto perché non vi voglio spoilerare come andrà a finire. Quindi, ragazzi, rimanete sintonizzati, guardatevi ancora questa parte di wall ride e dopodiché ritorniamo in registrazione con tutti quanti. Yeah! Ok, ragazzi, qua il casino più che altro è cercare di capire, dopo 13 minuti di sta dannata gara di minchia, cercare di capire come fare questo dannato wall ride. Io in questo momento non ci sto riuscendo, più che altro perché c'è la gente che mi viene addosso. Rallentare è un... Madonna. Gatto, ragazzi, scusate se sto zitto in questi momenti, ma... Ci riproviamo così. Dottor Rotum, sali su. Perché sali su? Dai. Ok. Bisogna stare attenti. Sto turbo qua, ragazzi, è bastardo. Tra l'altro, vorrei ricordarvi che questa gara l'ha proposta il nostro Super Domi. È stata fatta da lui, come al solito. Mi ha chiesto di farla con la pioggia e... Ragazzi, voi non avete idea della difficoltà di questa dannazione di gara. Cioè, non potete rendervene conto per il semplice fatto che non la state provando con me. Cioè, tipo il cuore che va a 1000 quando arrivo su questa parte qui. Perché è lunghissima. Penso sia una dei wall ride, scusate se l'ho definita rampa, però dei wall ride più difficili che io abbia provato fino adesso. Tra l'altro qua sto cercando di andare un po' più veloce perché ho visto che sente meno i salti andando più veloce.
Raga. E vai, c***o, vai. Porca puttana. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non ci sto assolutamente credendo. Ragazzi, avevo il cuore a mille. Scusate un po' l'eccitazione in questa maniera, ma ve lo giuro. Cioè, avevo gli occhi che andavano insieme. Cerchiamo di fare bene questa parte qui. Ok, ragazzi, andiamo giù a strapiombo. Meno male che ce la sto facendo in sta cacchio di gara. Oh, numeri! Quanto cacchio le odio, ragazzi, ste parti troll così. Quanto cacchio le odio. Voi non avete idea. Non avete assolutamente idea. Qua c'è un warride easy peasy to use. Andiamo giù così. Che quelli in discesa li odio sempre di più. Oh, cos'è sta roba? Ah, meno male che è corto. Mi stavo già imprecando. Allora, andiamo giù così, ragazzi. Vi ricordo che questa gara l'ha fatta, costruita Super Domi, ed è fatta per essere provata con la pioggia, perché è di notte, perché senza pioggia e di giorno diventa una gara abbastanza facile. Caduti proprio alla grande. No, raga, guardate sta roba. Guardate ste spirali. Ma io come cacchio faccio a farle, mo? È proprio estenuante, ragazzi, questa gara. Vi assicuro, cioè, appena ho fatto quel warride di prima, cioè, avevo tipo la tensione a mille. Voi non avete idea. Perché poi registrare e fare ste gare, cioè parlare, e ve l'ho già ripetuto un sacco di volte, parlare contemporaneamente mentre fai la gara e aumenta la difficoltà. Quindi vediamo prima di tutto di farcela in questa parte qui. Sono provato con questa gara. Dopo 23 minuti, cioè, risulto meno provato nelle gare, quelle che ho fatto da 100 minuti, piuttosto che questa. Perché quelle lo sai che sono gare del cazzo difficili. Questa no. Lo sai che è una gara fattibile, però c'è sta cacchio di pioggia che ti mette veramente alla prova, ragazzi. Oh mio Dio, ste spirali. Oh mio Dio, vi giuro che mi vado a buttare dal balcone se io non riesco a finire sta cacchio di gara come dovrebbe essere fatta. Bella, abbiamo preso il checkpoint. Spero, siamo quinti. Spero non manchi tanto. Oddio, quanto odio sta parte qua. Che poi vedete, con la pioggia le onde sono anche più alte. Quindi, meno male che abbiamo preso il checkpoint. Questo qua si sta uccidendo tornando giù, e io, sapendo qua il trucchetto che bisogna girare per andare su questi tubi, lo supero alla grande. Quindi andiamo su così. Vai su. Non t'ammazzare. Bravo, bravissimo. Uè, sei proprio bravo, Né? Vai così, giù a piombo, vai. Cerca di recuperare. Quando cazzo è lunga sta gara, ragazzi? Non ce la faccio più, non vedo l'ora che finisca. Commentate sotto nei commenti e non altrove se vi piace questa gara. Intanto vedo il traguardo, ragazzi. E il traguardo è là. No, qua ci sono tutte le onde. Dai, lo sapevo, sono quinto. Cioè, ho superato quello alla grande e quello mi supera. Spero che anche lui... Ah no, ha concluso, ragazzi. Non è giusto, perché la vita è ingiusta. Cerchiamo di andare dritto così, vediamo se ce la facciamo. Dovevamo andare dritto prima. E ragazzi, abbiamo concluso questa gara, yeah! Siamo alla seconda gara, ragazzi, di oggi, gara in BMX, ormai ci ho preso gusto. Vi dico già che ho avuto un problema nella registrazione prima, molto probabilmente, non lo so, farò la parte iniziale a parte, se non ve l'ho già detto, però vi subite nuovamente la mia spiegazione. Comunque, bara, gara in BMX... molto difficult, abbastanza difficult, non come le gare di Dio. Se ce la... Bene, già mi sono ammazzato, quindi saltiamo di qui e cerchiamo di atterrare giusto senza... Bene, troppo in là.
Ok, andiamo così. Ok, andiamo così. Tic. Di qua. Perfetto. Allora, sta gara, ragazzi, sono un po' in tensione. Perché vi spiego perché sono un po' in tensione. Cercherò di vincere. Perché sto gareggiando con della gente veramente forte in BMX. Che fanno parte tutti di una crew di gente che in BMX fa dei numeri che io non sono in grado assolutamente di fare. Quindi, siccome non è difficilissima, ma non è neanche facile, però posso con quei pochi trucchetti che so competermela. Quindi cercherò, qua va XXXXX, cercherò di batterli qua in piena. Oh, gira, gira! Numero! 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 Raga, non ci credo, ho visto, ho fatto una cosa ultra impossibile, cioè, ho visto in tempo, fortunatamente, che si poteva, cioè, si doveva girare la BMX, e subito commenti degli hater, no, ma tu lo sapevi già. Andiamo di qua, il checkpoint è lì, qua cerchiamo di saltare, R1X. No, io citto di qua. Sto cazzo che faccio quella rampa lì. Di qua. Che mi sa che bisognava andare di qua. Però, triangolo, abbiamo preso il checkpoint. No, perché c'era il palazzo. Ok, perfetto, non si poteva fare. Qua cerchiamo di andare avanti. Qua mi sa che non basta impennare. Ma qua andiamo sempre di R1X. Vediamo, siamo secondi. Vediamo di recuperare. Chi c'è davanti? Francesco, il solito Francesco. Allora, andiamo su. Ragazzi, mettete subito like per questa super rampa salita così da Mr. Rock per cercare di superare il nostro mitico Francesco davanti, che è veramente difficile. È veramente bravo, volevo dire. Ok, vai, saltiamo in avanti, che magari recuperiamo ancora di più. Andiamo di qua. Qua andiamo... Oh, a gara di velocità, ragazzi. Qua mi sembra che bisogna andare a destra. Infatti, superati, l'abbiamo superato. Qua dobbiamo andare là sopra. Stack. Pedala. Mi sa che qua salgo sempre. Sì, mi conviene salire così. Vai. Non andare giù. Raga, mi sta andando giù. No. Che cazzo di culo di merda. Ok, perfetto. Allora, qua, guardate, lo sto facendo tutto, non so come sto facendo, no, mi sono doppato in sta gara, no, sta su, no, sta giù, e ce la fa, dov'è il checkpoint, ok, è qua, perfetto, andiamo dritto. Madonna, non ci sto credendo, perché in sta gara c'è veramente gente forte in BMX. Se non ci credete, ragazzi, esorto la gente a commentare chi sa che partecipava a questa gara. Dai. No, cazzo, no. Vediamo se ce la faccio. E sì, ce la fa. Bella, vai così. Non è una gara tecnicissima, quindi ci vuole anche un po' di velocità. In altre gare, magari con loro che sono molto più bravi di me, mi sarei trovato in difficoltà. Qua dove cacchio andiamo? Andiamo a sinistra. Ok, vai, stai su. Omino, sta su. Ecco, sapevo. Non cadere. Ok. Non passa, cazzo. Devo saltare. Bene. Allora, non posso passare. Vediamo se riusciamo. No. Direi di provare non andare via. Allora, direi di provare. Dai, proviamo sulla sinistra, che mai mi sembra un pochettino più... Vai. No, bene, mi ha buttato fuori. Andiamo a destra, vediamo se a destra è più semplice. Sì, mi sa di sì, perché ci superiamo quell'ostacolo lì. Perfetto, fantastico. Allora, qua andiamo. Ok.
qua rallenta perché voglio vedere se c'è un salto, una rampa. No, ok, possiamo andare tranquillamente pedalando. Qua bisogna stare attenti, ragazzi, veramente. Allora, non vorrei che poi la gente mi dice che me la tiro, però cioè veramente per me è un record essere primo in questo momento. Voi non sapete, non sapete assolutamente, cioè sto facendo dei numeri clamorosi. Vai. Ok. R1. Vai. Pedala, 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 pedala. Frena. Ok. Vai, pedala, pedala, pedala. Qua. Oh cazzo. Allora, vediamo di... No! Cioè, fare una gara di questo tipo e arrivare secondo all'ultimo è come tipo il coito interrotto. Magari molti di voi non sanno ancora che cos'è. E niente, ragazzi, chiedetelo ai vostri genitori o a scuola che cos'è il coito interrotto. Però non dite che ve l'ho chiesto io, eh. Allora, non superarmi. Bravo, complimenti. No, 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 non andare giù. Come la sto recuperando? Come l'ho recuperata? Allora, dai che ce la facciamo. Sì, vai, vai, piano. Ok, rallenta. Piano, gira piano. Ah, si potrebbe fare più veloce questa parte qui, però non voglio sbagliare perché... Vai, pedala, 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 pedala. Ok. Ok. E siamo avanti, e siamo avanti. E vedo il traguardo, raga. Speriamo che riusciamo a concludere in prima posizione. Non ci sto credendo. E sì, ragazzi, eccolo là il traguardo. Eccolo là il traguardo. E veramente non ci sto assolutamente credendo, ragazzi. Non ci sto assolutamente credendo. Spollicciate per questa mega vittoria. Vi ricordo di seguirmi su internet, su Instagram. Trovate in basso a sinistra il mio nickname, che è WagnaRock. Mi raccomando, seguiteci sul nostro sito www.wagna.it. Rimettete like due volte e proponetemi le vostre gare attraverso il modulo che trovate in descrizione. Detto questo, ragazzi, Mr. Rock qui vi saluta. Ci vediamo a una prossima puntata. Ciao!